Su una pista in condizioni adatte più a gomme da bagnato che da asciutto, i vari team hanno dovuto prendere una decisione difficile nella scelta degli pneumatici da utilizzare. Solo tre piloti alla fine hanno scelto le Rain: Raul Guzman e Marchina, Malta Formula Racing, Ye Yifei e Julia Pankiewicz, RB Racing. La partenza è lanciata dietro la safety car e Schwarzman, Mueke Motorsport, mantiene la prima posizione tallonato da Aaron, che già nelle prime tornate supera il pilota russo e guadagna la testa della gara. Nel frattempo Guzman, che partiva in ottava posizione con le gomme da bagnato, recupera fino a superare anche Aaron e mettersi alla guida della gara. Al sesto giro un incidente con cappottamento senza conseguenze per il pilota di Kevin Kanayet, Malta Formula Racing, richiede l'ingresso della safety car che ricompatta il gruppo. Uscita la safety car, ormai la pista in traiettoria asciutta e i piloti con le slick sono i più veloci, seppur i sorpassi rimangano difficili per tutti vista la pista bagnata fuori traiettoria. Aaron è però il più lesto a scattare prima e ad allungare, togliendosi dal rischio di bagarre. La stessa cosa riesce ad Alex Peroni, Torino Squadra Corse, secondo, mentre nelle posizioni successive la battaglia è combattutissima. Sono Robert Schwarzman e Diego Bertonelli, RB Bertonelli, a imbastire una stupenda battaglia nelle ultime tornate. Schwarzman riesce nelle battute finali a superare l'italiano, che di forza contrattacca e si riprende la posizione, conquistando un meritatissimo podio. Sì, è stata molto difficile all'inizio, oltre che a guidare, la decisione di mettere le slick, perché noi seguiamo un po' quelli che fanno davanti, quindi come quelli davanti hanno iniziato a mettere le slick, anche noi abbiamo pensato. E è stata molto difficile gestire i primi giri, soprattutto vedere chi arrivava con le rain e cercare di evitare, di farli passare subito per non perdere tempo. Poi c'è stata la safety car che forse ci ha aiutato molto, perché alla fine anche quelli con le rain non andavano molto più lenti. Però alla fine c'è stato qualche contatto tra i Fei e Baruch, che avevano le gomme 1 slick 1 rain, mi ha un po' agevolato perché ho guadagnato del tempo e mi sono trovato molto in difficoltà con Schwarzman, perché lui è un pilota molto veloce, lo rispetto tantissimo, siamo amici da molto tempo. È stato un duello penso al limite delle regole, perché siamo stati veramente al limite e forse senza nessun contatto. Una volta che mi aveva superato ho detto lo passo adesso, non lo passo più, l'ho fatto e dopo ho cercato di tenere per due giri. Lui molto veloce mi ha recuperato anche se era molto lontano, però alla fine sono stato avanti io. Ringrazio l'RB perché mi ha dato una macchina veramente molto veloce e competitiva. Con pista asciutta e le prime 10 posizioni in griglia invertite rispetto alla classifica di gara 1, la battaglia e lo spettacolo non sono certo mancati in gara 2. Al via scatta dalla pole Joao Vieira, Antonelli Motorsport, seguito da Mauricio Baiz, Vincenzo Sospiri Racing. I due combattono a lungo per la prima posizione in un bel duello, nel quale si inserisce anche Guan Yu Zhou, Prema Power Team. Alla fine è Vieira a spuntarla e allungare, mentre partito più indietro, Robert Schwarzman e Mueke Motorsport recupera fino al secondo posto e terzo taglia al traguardo ancora una volta un ottimo Diego Bertonelli, RB Racing. Purtroppo a fine gara la classifica viene modificata per via di penalità inflitte a 5 piloti che non hanno rispettato il limite della pista oltre il quale non è più consentito scaldare le gomme durante il giro di allineamento. Tra questi piloti c'è anche Vieira, che comunque ha disputato una gara eccezionale e merita quindi complimenti. La classifica finale vede primo Schwarzman, secondo Bertonelli e terzo Nico Rindlisbacher, Jenser Motorsport. In gara 1 mi sono trovato in primi giri un po' in difficoltà, non lo so perché mi scivolava un po' la macchina e ho fatto un po' dei errori, però dopo quando è un po' asciugata ho un po' cambiato lo stile di guida e sono andato tanto più veloce, però stavo sempre lottando e dopo alla fine ero già quarto, stavo lottando per la terza posizione, solo che c'era un po' di contatti. Sono finito così quarto, non sono riuscito a prendere il terzo posto. Sono partito settimo e dopo all'inizio ho iniziato a sorpassare. C'erano un po' di battaglie davanti di me, però sono riuscito a scappare da queste battaglie, cioè subito a sorpassarli. Bene, alla fine siamo arrivati secondi grazie alla mia piccola squadrina. Ho fatto il giro migliore e vabbè, anche Joao andava tanto più veloce, però io non ce l'avevo la gomma nuova, allora potrebbe essere quello che mi mancava per recuperarle tutto questo tempo da Joao.
Gara 3 parte con pista bagnata e piloti con pneumatici da pioggia. La battaglia è spettacolare subito al via, dove Diego Bertonelli, RB Racing, partito terzo, riesce al via a superare Ralph Aaron, Prema Power Team, per poi essere ripassato, ma poi ripassare l'estone ancora una volta. Dalla pole scatta Schwartzman, Mueke Motorsport, che ha successo nel contenere gli attacchi di Bertonelli per poi allungare. Durante la gara le posizioni del centro del gruppo si scambiano più volte e gli errori sono spesso provocati dalle gomme da pioggia che si usurano rapidamente con la pista che via via si va asciugando. Alla fine, anche per una serie di penalità inflitte ad alcuni piloti e legate al superamento dei limiti di carreggiata, sarà un veloce ed attento Marcus Silbert, Jenser Motorsport, a conquistare la prima posizione, seguito da un incredibile Simone Cunati, Vincenzo Sospiri Racing, al suo esordio in macchina direttamente dal kart. Terzo, Diego Bertonelli in un fine settimana che lo ha visto protagonista e sempre sul podio. La classifica finale risulta comunque subiudice. Il campionato si conclude con l'assegnazione anche del titolo delle squadre, vinto da Prema Power Team, mentre il Woman Trophy va a Julia Pankiewicz, RB Racing. Beh, questo è il mio esordio in out in generale. Sono passato dal karting alla macchina e non è stato per niente facile. Sono felicissimo di essere qua e di essere arrivato dove sono arrivato oggi. Sono un po' dispiaciuto per le due gare di ieri, che sono state un po' sfortunate. Come ho detto ieri, ringrazio moltissimo il Vincenzo Sospiri Racing per l'opportunità che mi ha dato ed è un team meraviglioso. Quindi a tutti voi.